Cari amici del canale, un saluto a tutti quanti. Oggi vorrei fare uno spacchettamento con una breve recensione di questo oggetto speciale che mi è arrivato dalla lontana Albione. Allora, questo che ho preso è un set della Herbin contenente una penna in vetro, una glass dip pen e una serie di sei diversi inchiostri. Ok, allora, questa plastica, questa credo che sì, sia una plastica che devo scartare col taglierino. Come si apre? Forse. Ecco qui, sì, si sfila così. Certo, forse se anziché chiuderla con questa plastica, lo scrigno avesse avuto, non so, una parte di legno ribaltabile, sarebbe stato ancora più carino e prezioso. Ecco tutto. Oh, vediamo questa penna di vetro. Come vedete ha questo pennino con delle solcature longitudinali che si avvolgono su loro stesse a spirale. L'impugnatura può avere una tripla impugnatura a seconda di come lo preferisce, qui, qui oppure qui più in alto. Questo incluso mi pare proprio, è proprio carino, direi. Mentre il corpo, sempre in vetro, è di questo color ambra. Bene, questo era la penna. Vediamo che inchiostri sono inclusi. Allora abbiamo, ops, un Bleu Pervenche. Sembra che siano stati incollati, perché qui si sente qualcosa di appiccicoso. Poi, vediamo, questo credo di aver, sì, ce l'ho già, il Rose Cyclamen. Poi abbiamo un Lierre Sauvage. Poi un Rouge Grenat, si mette a fuoco, sì, Rouge Grenat, marrone Terre de Feu, e per ultimo un Vert de Gris. Allora, vediamoli un poco. Allora, questo lo metto da parte. E voglio fare la prova di questi inchiostri. Ho preso un blocco Rodia solo perché in questa maniera direi che ci dovrebbero poter stare tutti quanti assieme. Allora, vediamo questo primo, il Bleu Pervenche. Turchese molto molto carino.
Direi che è un po' difficile da impugnare, riuscire a capire dove prenderla meglio questa penna, però per così dire di buono, il motivo per cui l'ho presa è che poi è più facile ovviamente da lavare, perché ho con me un bicchiere di acqua, intingo, e su una pezzolina l'asciugo e il gioco è fatto. Quindi è molto pratico per fare delle prove con degli inchiostri, e questo è il motivo per cui l'ho preso. Allora andiamo avanti, vediamo questo verde gris che mi incuriosisce. Sembra un Bleu Pervenche, vabbè, è facile, è un semplice però molto vibrante turchese. Questo in effetti è particolare. Scusate lo starnuto. Probabilmente io mi trovo più comodo a impugnarlo sull'oliva più vicina alla punta. E questo è più un, sì, un grigio, però che in effetti è molto pertinente la definizione, perché ha delle tonalità che danno molto sul verde. Lavata e asciugata, molto semplice. Allora, il prossimo è uno che già conosco perché già lo possedevo, il Rose Cyclamen, che è un porpora oppure molto brillante. Chiaramente questo tipo di penne ha dei pro e dei contro. Uno è che il flusso di inchiostro non è molto omogeneo. All'inizio tende ad essere, ecco, vedete, qui si è già arrestato. All'inizio tende a essere molto abbondante, poi man mano che si scrive si riduce. Facciamo lo swab, come lo chiamano gli anglofoni. Diamo la solita pulita e andiamo avanti con il prossimo. Con un Terre de Feu, Terra dei Fuochi, boh, chissà se sarà ispirato all'omonima regione geografica. Allora, questo è un marrone parecchio chiaro, Onestamente, questo non mi sconfinfera tanto, lo trovo un pochetto smorto. Non so cosa voi ne pensate. Vediamo un poco come va la scrittura. Scritto Feu, sì. Come pennino è anche abbastanza rumoroso, perché è un pennino che graffia, ovviamente. Questo va bene, questo è fatto. Andiamo avanti.
prendendo quest'altro, il Lier Sauvage. Ah, che verde intenso, un po' un verde prato. Mi ricorda diversi altri verdi che ho avuto. Comunque molto gradevole, senza dubbio. Bene. E per ultimo, che abbiamo per ultimo? Ah, eccolo qui. Il Rouge Grenat. Rosso granato. Promette bene, promette bene. Infatti è un bel rosso Bordeaux. Mi ricorda un altro rosso che amo molto, che è il Diamine Red Dragon, eh? Se mi ricordi di francese, non sbaglio, ci vorrebbe un accento acuto, che però qui non è scritto sul. Benissimo. Va bene, concludiamo adesso con una visione ravvicinata degli inchiostri. Io ho terminato per oggi, spero vi siate divertiti con queste belle macchie di colore. Noi ci vediamo presto, un saluto a tutti.